applauso. Allora, solo prima che parli lui, questa Secondo Croce è la pagina più bella della letteratura italiana. Tra un po' vi racconto perché. Carlo, ecco, Lorenzini. Permettetemi di presentare Beppe Garrella, anche se non ha bisogno di presentazioni. Lui si definisce un rigattiere digitale, no? Uno spacciatore di musica rock. Ecco, abbiamo preso spunto da romanzo di Collodi, che sì, è in realtà il primo romanzo dell'Unità d'Italia, sì, porta i colori della bandiera italiana e nasconde molti significati nascosti. È una storia di trasformazione e ricerca. E Pinocchio, contrariamente al ricordo che abbiamo un pochino tutti di letture un po' distratte, è un ribelle, no? È un ribelle a tutti gli effetti. Forse gli imprenditori del Made in Italy un po' somigliano a Pinocchio, non tanto perché dicono le bugie, ma perché poi sono un po' dei ribelli, perché devono risolvere delle situazioni difficili, ecco, e lo fanno con grande spirito di creatività e ingegno italico, direbbe Bassetti, ecco. E una favola di trasformazione che però ci porta anche al rapporto con le regole. Ecco, il Made in Italy deve essere un po' ribellione per avere futuro. Guarda, è soprattutto ribellione. La favola, tra l'altro Pinocchio è un libro difficilissimo da leggere, non è così semplice. In queste poche righe voi trovate tutto quello che avete parlato oggi, o tutto quello che più probabilmente come è un libro di ribelli. Cioè, voi sapete, per esempio, tutti sapete, perché vi dico che nessuno di voi l'ha letto seriamente? Per due motivi fondamentalmente. Uno, perché Pinocchio è individuato come quello che dice le bugie, perché Naso dice non è vero, questa è una favola, dentro la favola Pinocchio è quello che dice meno bugie in assoluto in tutto il libro, per esempio, no? L'altra cosa che tutti sapete, se io vi facessi la domanda che mestiere faceva Geppetto, e non è vero neanche quello, per il semplice motivo che se voi andate a leggere l'ultima pagina di Collodi c'è scritto e Geppetto torna a fare il suo vecchio mestiere di intarsiatore, col fare il falegname non c'entra niente. D'altronde un falegname è difficile che riesca a produrre un burattino. Perché quelle regole? L'altra cosa, avete sentito lì, no? Cioè è un burattino che si muove. I veri burattini sono quelli che stanno sul palco che lo accolgono. Loro sono fermi nel palco e non riescono ad andare. Lui è un burattino senza fili che si muove. Ed è questa la grande, il genio ribelle. Lui che si muove, gli altri stanno nel palco. E che cosa dice? Ecco, quando parlate di innovazione, lui è il ribelle che cerca di portare via quelli che stanno sul palco. E che cosa dice il pubblico? Che è l'espressione che abbiamo noi comunemente. Dice, abbiamo pagato per vedere una commedia, la novità non la vogliono. La novità non la vogliono, abbiamo pagato per vedere una commedia. E queste, cioè, poi se notate all'inizio c'è Pulcinella e Arlecchino che litigano, il nord e il sud, l'Italia è stata appena fatta e già cazzo litigavamo. E chi interviene per mettere pace? Rosaura che sapete che è una maschera dell'Emilia. Cioè già c'è tutto questo che voi volete, c'è già tutto lì dentro. Ecco la ribellione, perché uno dei temi fondamentali, il Croce è l'unico che ha dato risalto, lo dico da X-Men, che ha dato risalto e ha fatto diventare Pinocchio un libro vero. Fino all'epoca era considerato Pinocchio è un percorso di ribellione. Non ci pensava neanche di diventare un bambino vero. È stato quella stronza della fata, capitolo 14, che ha detto che doveva dire. Lui non ci pensava assolutamente. Cioè aveva il suo percorso di ribellione continuo contro tutte le regole, contro tutto quello che accadeva. Eppure dice, devi diventare un bambino. Perché? Ecco la diversità, ecco il vero tema. Volete un tema della diversità? Pinocchio. Cioè, chi gliel'aveva detto a Pinocchio che diventare un bambino vero era meglio che restare un burattino, eccetera, la sua diversità? Dove l'avete letta sta roba qua? Quando noi facciamo, e lo dico da ex amministratore delegato, quando facciamo i percorsi di carriera cercando di creare dei cloni. Cercare di creare dei cloni, tutti uguali, le accademie, tutta sta roba qua, per creare che cosa? Dei cloni. Tutti la pensiamo alla stessa maniera. Una volta un mio amico di una grande società di consulenza mi disse, sai perché le banche sono fallite? Perché noi abbiamo dato gli stessi consigli a tutti e hanno fatto tutte cazzate. Per cui, allora, un'altra delle cose, non abbiamo tempo ovviamente, cerco di essere breve, quindi le prossime tre ore vi tengo qua. C'hai paura, eh? L'altra delle cose divertenti che impariamo da Pinocchio sulla ribellione, Pinocchio odia le checklist.
qua tutti andate alla ricerca della checklist perfetta, il perfetto leader, il perfetto. Lui è un percorso continuo, fa una sacca di cazzate, ma ogni volta, per esempio, c'è una cosa fondamentale nel percorso di Pinocchio, quando Geppetto lo fa, che è una delle cose che lo sentite anche oggi, e poi spieghiamo la storia del naso, quando Geppetto comincia a costruire da intarsiatore, non gli fa le orecchie. E quando se ne accorge, non è che gliele rifà. Le orecchie al Pinocchio nascono quando diventa asino, vi ricordate? Non dite sì, tanto non vi ricordate, ve lo dico io, non vi preoccupate. Perché? Perché c'è una differenza tra sentire e ascoltare. All'inizio tu senti, hai bisogno di incamerare, quando le orecchie ce l'hai, quando cominci a diventare cultura, quando cominci a capire l'ambiente dove sei, quando cominci a capire quello che ti circonda, ma se no non funziona. Che cosa noi pretendiamo dagli studenti quando escono? Che siano bravi, bravissimi, capiscono, il primo giorno si fatturano, devono essere billable, non funziona così, le aziende così falliscono. Falliscono. Non c'è una checklist. Oggi imparerò a leggere, un'altra cosa che impariamo, c'è una frase bellissima, che ovviamente chi si occupa un po' di cabala, di sta roba qua, c'è una frase che quando, cioè, ci sono delle cose, c'è un libro per bambini, a un certo punto Geppetto torna a casa con questo pezzo di legno, poi c'è una sfida per voi alla fine, c'è una, questo pezzo di legno, e arriva e dice, e arrivò nella sua casa dove la luce arrivava dal basso. Voi spiegate a un bambino che cazzo vuol dire la luce arriva dal basso. Ecco la creazione, ragazzi, lui sta creando qualcosa. Noi ce l'abbiamo sta luce dal basso, ce l'abbiamo sta capacità di prendere qualcosa che arriva da dentro di noi e farla diventare qualcosa che sia bello. No che non ce l'abbiamo. E dice, quando lui prende il pezzo di legno, che è un'altra lezione manageriale incredibile, e prese il suo pezzo e zoppicando torna a casa, non ci fa caso nessuno. Questa è una delle grandi lezioni, noi siamo abituati purtroppo managerialmente a pensiero, azione, come se tutto fosse lineare. Col cazzo che è lineare, devi continuamente balbettare sulle tue idee, devi continuamente rimetterle in discussione per poter creare qualcosa. E zoppica, come zoppica Cenerentola, come zoppica Efesto quando crea i suoi automi, per esempio, no? E zoppica, chi è il più grande zoppicatore di questo secolo, lo sapete? Il dottor House. Zoppica, perché il dottor House a te, di te malato, non gli frega niente, gli interessa la malattia. Terza stagione, 3 puntate, lui non zoppica, non risolve nessun caso, perché devi rimettere in discussione le idee che ti sei fatto per poter andare avanti, devi barcollare tra i mondi diversi. Invece noi cerchiamo le checklist e cerchiamo soprattutto le scorciatoie. Devi diventare bravo in 5 lezioni, mo 7, perché una volta erano 10, no, come a 10 tutti di adesso 7, mo se mi ha 5, perché già 7, chi cazzo li legge 7, cioè 5, qual è la storia, 5 minuti sei un cazzone, perché se sei più bravo ti stanno a sedere pur 10 minuti, non è che è complicata sta roba qua. Diamo la colpa sempre agli altri, guardate, cosa che non fa mai Pinocchio. Pinocchio si assume le responsabilità, si assume continuamente le responsabilità delle azioni che fa, fino a che non gli crescono le orecchie e diventa asino. Ed è un percorso bellissimo se voi lo vedete, pieno di... L'altro personaggio che voi riteniamo tutti quando ce lo dicono da bambini è... Chi è il personaggio più cattivo di tutta la favola? Ma cazzo fa essere cattivo uno che gli dà 5 monete d'oro che valgono 40.000 euro di oggi? Se quello è il cattivo ne voglio conoscere tanti così. Perché non facciamo caso a queste robe qua? Perché andiamo di fretta, ci prendiamo le robe consolidate, ci prendiamo quello che sono i messaggi che arrivano, li vedete, no? Abbiamo un problema di comunicazione, la resilienza, mancano i leader, abbiamo quello più... Quanti di voi hanno detto abbiamo un problema di comunicazione? Tutti. Siete dei bugiardi clamorosi, perché se io e Giuseppe abbiamo una discussione tra colleghi, o lo fate tra marito e moglie, tra... Alla fine dico, Giuseppe, abbiamo un problema di comunicazione. Non è vero, Giuseppe non fa il cazzo che dico io e abbiamo un problema di comunicazione. Perché se lui facesse quello che dico io, non ci sarebbe questo problema. Pinocchio insegna anche un'altra cosa, che la resilienza non è sempre un valore positivo. Si fa una cazzata, è inutile che continui a farla. Il problema è riconoscerle, che è la cosa più complicata. Ecco il barcollare. Ecco perché ogni tanto Collodi mette questa storia che barcolla, che zoppica nel cercare la verità, cercare il confronto. E non c'è niente a che fare col naso, con le bugie. La fata dice più bugie. Il gatto e la volpe dice, ma perché a loro non gli cresce il naso? Una volta uno mi disse, perché gli adulti dicono le bugie a fin di bene, chi è il tuo capo? Ho detto, uguale. Pinocchio, forse hai detto...
Se voi andate a vedere la parola naso, naso nell'antichità significava curiosità. Se voi rileggete Pinocchio e state attenti che ogni volta gli cresce il naso è perché gli è successo qualcosa attorno che lo rende curioso. Vuole scoprire il mondo che gli sta attorno. Noi abbiamo questa facoltà da manager di scoprire il mondo che gli sta attorno. No, perché noi ci interessano... Adesso, qual è la parola? Ah, è artificial intelligence, no? Prima c'era blockchain, se lo dicevi 5 volte prima di cominciare eri un coglione. Io lo dicevo tutto all'inizio, ah, me lo sono tolto il pensiero, ve l'ho detto, adesso possiamo cominciare a parlare. Ed è tutto così, ecco, leggere le favole non sono fatte per i bambini, sono fatte per gli adulti, hanno dei messaggi nascosti, impressionanti. Sono dei favole, sono processi di iniziazione. Qual è il processo di iniziazione di una startup? Leggete Pinocchio come si fa. Qual è il processo? Perché l'altra cosa che si impara con Pinocchio, poi l'ho riportato in altri libri che ho scritto, e Pinocchio, il grande messaggio è, visto che voi siete tutti manager, io ormai mi avete cacciato, meno male. L'altra cosa, la domanda che si può fare leggendo Pinocchio, ma si diventa leader perché sei stronzo? O sei stronzo una volta che ti hanno fatto leader? Perché allora è facile il percorso di carriera, no? Cioè, più sei stronzo, più diventi bravo, cioè possibilità di far carriera. Perché poi doveva diventare un bambino vero? Croce lo dice in una maniera incredibile, guarda, dice il finale di Pinocchio è di una violenza inaudita. Pinocchio diventerà come tutti gli altri bambini con un nome e cognome, ma avrà perduto la sua identità. Non c'è niente di più, è veramente di una violenza incredibile questa roba qua. Quindi le scorciatoie, e poi diventare un bambino vero, poi tra l'altro con Lodi, da altri libri che ha scritto, il finale non era quello lì, lui non voleva, però tutti gli rompevano le palle. Poi non so se lo sapete anche, ma Pinocchio sono 2 libri, che la prima parte di Pinocchio finisce quando lui viene sulla quercia e viene impiccato, che solo gli adulti ci credono, perché un bambino di legno impiccato, come fai? I bambini non ci credono. Poi lui, ed è bellissimo anche da un punto di vista storiografico, perché i primi 15 capitoli fino alla morte sono velocissimi, sono tutti verbi di moto, questo quando dice che tu parti il fratello, poi perché lo cominciarono, per convincerlo a scrivere, lo pagavano a righe, allargate il bro, ci sono delle descrizioni inutili nel contesto, però perché lo pagavano a righe, vi ricordate che facevano i programmatori all'inizio? Ci pagavano a righe di codice, io avevo una routine per fare il controllo della data a seconda di chi impiegavo 8 righe, 12 o 56. E io dicevo, oh, se mi paghi per 56 te la faccio in 8, sei più veloce. E l'altra cosa è quindi questo percorso incredibile di crescita, quindi è diventato un bambino come tutti quanti gli altri, e la fata che lo convince questa cosa incestuosa, perché una volta è la sorella, una volta è la mamma, una volta è la zia, e dice bugie, perché la prima volta che la incontra bussa alla porta e dice chi sei? Sono morta. Ma cazzo, stai a parlare, come fai a essere morta? Ed è questo un altro dei temi manageriali molto... Tu volevi parlare di altro, però. No, io volevo... Hai detto tutto, volevo semplicemente ricordare un fatto che accade nel capitolo 2, il litigio tra Mastro Geppetto, che è un modo di guardare le cose, no? Proprio all'inizio, quando, sapete, c'è questo pezzo di legno che cade nella falegnameria, lui è un falegname vero di Mastro Antonio, e che non sa che farsene. Che questo pezzo di legno parla, ma lui non capisce che gli è capitato qualcosa. Che ne faccio? Un pezzo di legno va bene per un tavolo. Poi arriva uno dall'esterno, che è Mastro Geppetto in questo caso, e dice: mi è piovuta nella testa un'idea meravigliosa. Voglio costruirmi un burattino. Non aveva il bene. Questa è la lotta perenne che c'è tra i pragmatici, c'ho un pezzo di legno, ne faccio un pezzo di tavolino, e quelli che hanno un'idea in testa. Quelli che hanno un sogno da condividere, prende questo pezzetto di legno e cerca di farlo diventare qualcosa. Noi siamo bravi a fare sta roba o no? A prendere qualcosa di praticamente inanimato e farlo diventare vivo. Lui se lo porta via, zoppicando, come dicevo prima, costruendolo in una maniera incredibile. E allora capite che quando per esempio vi dicono, io lo sento ogni tanto, e litigo con il mio amico Giulio su sto tema, quando dicono abbiamo bisogno di un pragmatico, andate via da quelle aziende. Perché in tempi di crisi non potete prendere un pragmatico a gestirle, perché farebbe le cose come le ha fatte prima, riprodurrebbe esattamente le cose come le ha fatte prima, che ha avuto successo, e non funziona. E quando vi dite abbiamo bisogno dei tecnici per fare la politica, è una cazzata immonda. I politici devono fare i politici, i tecnici devono fare i tecnici. E la storia di Pinocchio è piena di quando va il paese dei balocchi,
È bello stare nel paese dei barocchi. Tutte queste favole, compresi gli altri personaggi di cui ho scritto, sempre con la musica rock, perché poi alla fine sono uno spacciatore di rock. Non è nient'altro che quello come manager dovremmo imparare a fare, come imprenditori, come volete, confrontarsi con le proprie ombre. Questi libri, queste favole, servono per confrontarsi con le proprie ombre, con le proprie paure. Pinocchio non fa nient'altro, pagina per pagina, di mettervi dentro chi siete. Siamo disposti ad accettare quella faccia? E allora tu l'accetti, ci parli e vai avanti. Se no la teniamo sempre giù, finché finisci nel paese dei balocchi, dove è tutto bello, però finisce male. Perché? Perché non abbiamo. Poi ognuno di noi deve avere il proprio lucignolo, la propria anima, qualcuno che ti dà dietro, che ti devi confrontare. Solo gli dèi, solo gli dèi, solo gli dèi. Sapete che gli dèi erano un po' stronzi, si camuffavano, entravano nel mondo civile. C'erano tre modi per riconoscerli. Sapete quali erano? Uno, non battevano le ciglia al sole, non sudavano, ma la cosa più importante. Esposti al sole non proiettavano ombre, ma noi non siamo degli dèi, anche se stiamo cercando di diventare degli dèi immortali, stiamo cercando di procrastinare al più possibile le nostre vite. Invece di concepire, c'è uno che mi ha detto: sai, è nato il primo bambino che camperà 120 anni. Ho detto 90 anni con suo cognato, che rottura di coglioni. Ma nessuno vi dice che cosa metterci dentro alla vostra vita. Quello lo dobbiamo fare noi. E Pinocchio ce lo dice che cosa dobbiamo. Dobbiamo essere curiosi, il naso mi si allunga, vedi in giro, vedi una cosa nuova, mi si allunga il naso, perché sono curioso di quello che accade. Invece noi, qua, io vado in giro per il mondo, no, a fare presentazioni, ultimamente sull'anarchia e l'intelligenza artificiale, ma la cosa divertente è che tu dici delle robe e dici in giro, dice, in Inghilterra, in America, in Germania, ti dicono, really? Tu qua che cazzo dici in Italia e che ti meravigli? Ragazzi, è un popolo che non è capace di meravigliarsi, quello che ci insegna Pinocchio. Una persona che non è capace di meravigliarsi con quello che lo circonda è un paese, è una persona morta. È una persona morta. Morta. A noi questo paese non ci meraviglia più niente. Gli racconti di quelle cose succedono. E che ti meravigli? E cazzo che mi meraviglio? Certo che mi meraviglio, non è la normalità. Ma che sta roba, il nuovo no, il new norm, ma che vuol dire sta roba qua? Smettiamolo con questi. L'altro grande incitamento di Collodi e soprattutto di Lorenzini anche in altri libri, che su Carlo Lorenzini è il nome di Collodi, cioè, so che, partigiano, ubriacone. Cioè, insomma, era un personaggio che ha creato, è stato il primo a scrivere i libri per i bambini, quindi sape, è stato il primo in Italia a tradurre le favole di Perrault, qui sapeva di che parlava. Quindi, se noi non riusciamo a capire questi piccoli meccanismi che ci danno da vivere, ma di che stiamo a parlare, ragazzi? Hai voglia di fare noi in questa azienda? Lo vedete? Guardate, succedono di quelle cose sul supermercato, in questo momento, sulle grandi aziende, posso fare anche i nomi, cazzo me ne frega. Voi prendete Microsoft, Google, SAS, licenziano le persone e le aziende vanno bene, ma loro che cazzo di messaggi diamo? Va bene e licenzi, va male e licenzi, ma che cazzo volete da me? Poi succedono le cose che succedono, ve lo dico dalla ricerca che abbiamo fatto ultimamente, che l'anno scorso c'è stato segnatevela, più 14% di abbandono degli istituti superiori. E sapete qual è la città in Italia con più alto tasso di abbandono? Volete provare un test? Qual è? Trento, dove c'è il più basso tasso di disoccupazione. Questo è un messaggio fortissimo. Cioè, dove c'è basso tasso di disoccupazione, i ragazzi sono stufati. Sono delinquenti, lavorano poco, non hanno voglia di fare niente. Ma chi ve l'ha detto? Ma che messaggi diamo? E allora il finale di Pinocchio è un finale molto brutto da questo punto di vista, perché è un finale molto. Diventa un bravo bambino, bravo, la casetta bella, cioè tutto quello. E Collodi non voleva farlo, ok, poi alla fine. Le imprese invece devono coltivare un po' la Esattamente. La ribellione. ribellione, perché un gruppo di ribelli sconfigge sempre un gruppo di cloni, sempre. E ricordatevi una cosa che c'è anche dentro il Pinocchio, che è sempre un topolino, c'è anche nella Bibbia per la verità, in tutte le culture, qualunque esse sia, è sempre un topolino che si mangia un elefante e mai viceversa. Le grandi aziende muoiono perché? Perché hanno la tracotanza di pensare di essere imbattibili e invincibili. E il topolino ti prende le misure, ti scava un pezzo alla volta, un pezzo alla volta, ti scava, per cui muoiono le Nokia, muoiono la Kodak, muoiono tutti questi. Perché? Perché da dietro ti hanno preso le misure. Ti studia finché sei morto.
È questo che dice, e quindi ecco, dice il master, io vedo gente, ecco, da ex professore, dico, ragazzi, non so, ho fatto tre, ma che cazzo di master vai a continuare a fare? Ho fatto tre master, quando è che hai messo, cominciato a lavorare? E poi avendo una marea di studenti come Giulio in circolazione, conosciamo bene il fenomeno, no? E dice, so che master devo fare, va a lavorare. E chiudo con un'altra cosa, prima di leggervi una cosa invece di un altro grande italiano. Una volta mi ha fatto un convegno con un mitico, faccio nomi, si avvicina a questa persona, perché un altro dei drammi di questa. Perché noi in Italia siamo, allora, siamo eccellenti su tutto, l'avete sentito, no? Volevo ricordare a tutti quanti voi che eccellenza è una parola rivolta al passato, non al futuro. Siamo eccellenti perché qualcuno ci ha permesso di essere eccellenti oggi. Allora la domanda che ci dobbiamo fare, ma noi che eccellenza stiamo creando? Siamo eccellenti? Allora noi siamo i primi che ha fatto sta roba qua, i primi che ha fatto questa roba qua. Allora spiegatemi perché se siamo primi a fare tutto, perché abbiamo il PIL più scarso d'Europa, la più alta disoccupazione, se siamo così fighi, perché dobbiamo sempre andare a fare le elemosine per avere i soldi? In Italia esiste un numero di aziende etiche sulla intelligenza, l'intelligenza è esplosa. Io personalmente, quando c'ero, ho scritto un libro sull'intelligenza, tu non lo sai, ma ho scritto un libro nel 93 sulle reti neurali, gli algoritmi genetici, la fuzzy logic, la chaos theory, queste robe qua. È roba vecchia. L'Italia, però adesso in Italia sapete che esiste un numero di associazioni etiche di AI maggiore che negli Stati Uniti. Abbiamo più associazioni etiche che gente che ci capisce. Ed è drammatico. Allora, prima di lasciarvi una canzone, voglio leggervi una cosa di Calvino, che secondo me è quello che scrive meglio in italiano, so che ne pensi tu Giulio. Calvino scrive una cosa all'interno, non so se avete letto mai la città, Le città invisibili. Se non l'avete letto, fate i fighi, tanto questa roba che vi leggo è l'ultima pagina, andate direttamente all'ultima pagina. E dice questo discorso finale quando lui parla col Ku Klux Klan e gli chiede la vita della vita. Se questo, posso lasciarvi una cosa, è questa qui. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Adesso viene il bello. Il primo, due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventare parte fino al punto di non vederlo più. L'omologazione, i cloni, lo ripeto. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continuo. È rischioso ed esige attenzione e apprendimento. Cercare e saper riconoscere chi è cosa. Cercare e saper riconoscere chi è cosa. In mezzo all'inferno non è inferno. E dargli spazio, farlo durare. È banale. Non ci sono leggi manageriali, questa è l'unica. Buttate via tutti questi libri, compresi i miei. Anzi, per prima i miei. Però nei miei ci sta un sacco di musica. Cercare le cose che funzionano. Questa è l'innovazione, non è l'innovazione il prodotto. Poi quando l'innovazione sono le persone, grazie al cazzo, chi deve essere? Chi la fa? Il pennello di Picasso in mano a un pittore dilettante, non ne fa un pittore, non ne fa un Picasso. Cercare ciò che all'interno dell'inferno, inferno non è. Dargli spazio e fa. Cioè, ecco che significa. Dice, lo facciamo per i giovani, ma cazzo è chiaro, i vecchi muoiono. Prima, si spera. Lo facciamo per i giovani, ma che se. Sono tutte parole astratte senza nessun senso. Tanto è vero che quando fanno le leggi sui giovani, oggi i politici che fanno? Pensano a quando erano giovani loro, erano rincoglioniti loro da giovani, vogliono rincoglionire pure questi di adesso. E allora è quello, cioè cercate quello che funziona. Dentro, adesso non per citare Massimo Troisi, cazzo, tre cose, io ricomincio da tre, ti ricordo, tre cose buone nella vita le ho fatte, perché devo ricominciare da zero? E soprattutto bisogna creare quello che noi chiamiamo, chiamare a raccolta gli intelligenti, se l'uomo, sapete, l'Homo sapiens, no? Ci differenziamo dagli altri perché siamo intelligenti, meno male, abbiamo combinato sto casino. Ultimamente vado a un convegno, mi dice quello là, fa come professore, lei immagini, noi utilizziamo solo il 5% del cervello, meno male, combiniamo sti cazzi di casini, immagini se usassimo il 10, immagini che ci fermiamo, che cazzo dove vai? Allora,
Allora, c'è un video che vorrei far vedere che riassume tutto quello che ho detto in 2 minuti. Ah, ok. Se lo lanciano, e stranamente è una canzone, lo so che i miei amici rocchettari, ok, voi, no, già non faccio sentire pupo, tranquilli. È di Adriano Celentano, che lancia sta canzone sul Pinocchio, che riassume. Vi ricordate, vorrei che ascoltaste con attenzione. Il mio naso di legno è, che di legno era più morbido della nostra pelle umana. È. Se una due minuti, però ho detto, ho capito, ho sforato, però ho capito, ho finito il mio no. Va bene, va bene. La tema è semplicemente quello, che adesso non fa nient'altro che riprenderlo, lo stesso Celentano dice, la frase di Croce, e riportarla in musica, dicendo, adesso sei come tutti quanti gli altri, puoi dire bugie, il naso non ti cresce, ma la tua identità dov'è? Oh, il tema nostro è esattamente quello, cioè la nostra identità, dove sta? Se continuiamo a copiare quello che fanno gli altri. Non a copiare, perché quello è già. Io vengo dall'Accademia, no? Nell'Accademia c'è un'arte, una regola principale. Copiare da una fonte è reato, copiare da N fonti è una ricerca. Io copio da N fonti, per cui sto apposta. Il problema vero è che noi dobbiamo smettere di diventare imitatori. L'imitatore, ma che devo prendermi l'imitatore quando posso andarmi a prendere la copia originale? Quindi, smettiamo di fare gli imitatori. Beh, grazie. Storia. Grazie Beppe di essere stato qui. Presto, sono morto via. Ti lascio andare con lui e poi lo recupero.